Buonasera, benvenuti, Sensei Maurizio Poli. Il format come la luna nel pozzo, l'ultima puntata della stagione, ma come ho promesso nel backstage, puntata frizzante sotto tutti gli aspetti. Ma partiamo subito con la frase che vi introduco nel nostro dojo. La frase è molto importante, conclude una stagione e ne rilancia la prossima. Se oggi scappi, domani avrai bisogno di ancora più coraggio. La fuga spesso ingigantisce le paure. Affrontare ogni giorno le sfide con coraggio aiuta invece a non caricare il domani di inquietudini più grandi. Koyano Toako, questa è la frase. Quindi se scappi oggi, domani avrai bisogno ancora di più coraggio. Benvenuti a Come la Luna nel Pozzo, ma come al solito non sono solo. Buonasera maestri. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Maestro. Buonasera. Com'è? L'ultima puntata di questo anno, com'è? La diciamo in coro però maestro stavolta, perché sono il titolo diciamo tutti. Uno, due, tre. Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non la ferra. Sembrava quasi un rosario. Ce l'abbiamo fatta? No, ma non siamo proprio soli? No, no, abbiamo un ospite stasera, quindi abbiamo ancora i cronometristi con noi. Buonasera. Buonasera. Sono molto contento di questo cronometrista. Sì? Sì, cravatta, vestito, devo fare complimenti al presidente Rondinone, ufficiale, questo è proprio, Adesso lo teniamo in panchina 10 minuti. Come si chiama? Che non mi ricordo più. Abbiamo qui, si chiama Roberto Antibelli. Antibelli, benvenuto. Grazie. L'ho letto invitato. Perché abbiamo un po' di nomi questa sera. Stasera c'è un frizzantissima un la puntata. Frizzante anche perché vedo che c'è qualcosa di... Abbiamo promesso la bottiglia per festeggiare, ma perché... Cioè, non sono le sue bottiglie specialissime. No, ma va benissimo. Non sono le sue bottiglie specialissime. Ma notare per piacere le scarpe... Alza il piede maestro per piacere. Vorrei far notare la scarpa molto aggressiva della maestra questa sera. Oddio, ma partiamo con facendo pubblicità a qualcuno gratuitamente tra l'altro gratuitamente via nascondila subito abbiamo subito l'ospite da che abbiamo la pillola della nostra psicologa dottoressa Agnese Scappini. In alto tanto più la strada sarà certamente in salita. La strada che percorriamo è sempre estremamente coerente all'obiettivo che ci diamo, è simile. Non solo, tanto più puntiamo in alto, tanto più la strada sarà una strada solitaria. Se rimaniamo in basso, in mezzo alle altre persone, in una realtà più condivisibile, allora avremo certamente più compagnia. Ma se scegliamo mete più difficili, ostacolative, dove esige molte attitudini per raggiungerle, allora ci troveremo molto spesso da soli. E la difficoltà del trovarsi da soli è quello di dover affrontare se stessi prima di tutto. E solo dopo gli altri. Ma una volta raggiunta la propria meta, sicuramente il panorama sarà meraviglioso. 60 secondi di psicologia finisce qui. Agnese Scappini, chiocciola libero per contattare. Il panorama sarà meraviglioso. Hai visto? Vincere se stessi, maestro, mi sembra l'essenza delle arti marziali che insegni tu tutte le volte. Il peggior nemico, mi dice sempre il mio maestro, anche il mio Xi'an, mi presenti, dice sei tu, maestro, il peggior nemico di te stesso sei tu. Siamo noi, esatto. Quindi noi non è. Noi stessi, sì, sì, sì. È così, maestro. E questo è il nemico da sconfiggere. Quell'io, quell'ego che esce e condanna, ci condanna ancora prima del combattimento. Ancora prima anche della tecnica. Perché il samurai non combatte quasi mai. Ma tu ci insegni sempre di mostrare la katana ma non estrarla. Esatto, una volta estratta la katana ha bisogno di essere lavata con il sangue dell'avversario. Quindi mostrare la katana, mostrare, dice guarda che, quindi l'essenza della filosofia del jiu-jitsu e delle arti marziali è tutta qua. Maestra, una domanda di questo anno difficile? Un anno difficile, l'abbiamo degnamente cavalcato, cosa possiamo dire? Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo mantenuto questo impegno in televisione tutti i lunedì, anche giovedì, per condividere quindi insieme ai nostri utenti, condividere delle situazioni molto importanti. Abbiamo avuto parecchi collegamenti svariati, ma sempre comunque inerente al periodo, inerente alle situazioni che incontravamo man mano. Dopo, nella seconda parte, ne parleremo ampiamente. Va bene, maestro. Ti faceva piacere aprire con la
con la nostra Agnese Scappini, psicologa, che ci ha accompagnato veramente in tante puntate, sia con le sue pillole e anche con incontri online. Ci ha accompagnato, è stata veramente molto piacevole, devo dire. Ci ha aiutato anche a riflettere su determinate situazioni, anche perché la chiusura, come sempre, avete detto sempre voi, il mio maestro Luciano che dice sempre: ma Maurizio, dobbiamo fare qualcosa per questo momento qua, dobbiamo impegnarci anche se siamo chiusi, parlare di giovani, di bullismo, parlare di violenza sulle donne, parlare di questi argomenti che sono importanti e li viviamo purtroppo tutti i giorni. Oggi, ieri si è ucciso una ragazza di 18 anni per bullismo perché non si sa ancora sui social. La violenza sulle donne, l'hai voluto fortemente tu, Presidente, abbiamo trattato con psicologo, con l'avvocato, con il consigliere regionale, con il sottosegretario, certo, con l'onorevole che è stato qua presente. Abbiamo parlato di questa così iceberg che spunta, ma sotto c'è tutto un mondo di violenza non denunciata, di violenza psicologica, e come hai fortemente voluto anche quest'oggi, nella seconda parte avremo la scrittrice Annalisa Molaschi che ci presenta in anteprima assoluta il suo libro, che parla proprio di questa romanzato, ma tratto da una storia vera, molto, molto potente, molto, molto cruda, ma lascio poi alla scrittrice questo aspetto ancora sulla violenza sulle donne, che ci porterà a parlare di questo argomento che, sì, noi insegniamo tecniche di difesa, sì, la Masciani insegna, tiene, dà vita a questi gruppi, sostiene le iniziative, ma anche la cultura, diffondere le notizie, come vuole il mio Socche, è molto importante, perché la nostra associazione si chiama Arte e Cultura. Ma infatti cerchiamo di dare questo segnale da tutto questo anno, in queste circa 200 puntate televisive tra repliche e tutto quello che abbiamo messo in campo, che l'ora e mezza di palestra di lunedì e altrettanto di mercoledì non finisce dopo l'ora e mezza. È una filosofia che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che vengono in palestra, e che diventa appunto uno stile di vita dove cerchiamo di non girare la faccia da parte opposta al problema, ma di, come dicevi prima, affrontare il problema, magari prima a parole, poi a gesti, e solo alla fine insieme brindare per il successo ottenuto. Ci sono dei momenti, come insegni tu, come insegna la mia presidente, bisogna gioire dei momenti nel presente, dei successi, 200 puntate, lo sponsor LR, la vostra azienda, che ha sostenuto concretamente, perché denaro serve anche per questo, dello sponsor, perché ha dato vita alla cultura, ha dato vita allo spazio dell'intelligenza. Se non c'eri tu che permettevi questo, Presidente, non c'erano tutti gli ospiti che sono stati presenti, e tutti i segnali che hai lanciato. Questo meraviglioso salottino. Questo salottino, visto? Bello, questo poltrone nuovo. Sono nuove queste poltrone. Bello. Posso, devo dire, so che però il nostro Presidente mi piace più con i capelli lisci. Hai visto che mi sono tagliati i capelli? Ho visto. Questa è la sua natura. Sono argomenti, maestri. Perché ogni riccio un capriccio. Siamo in diretta su Sky 810, in streaming, www.tv.com. Io di capelli non ne parlo, non ne mai parlato, non ne voglio parlare proprio questa sera, che è l'ultima puntata della stagione. Ma adesso abbiamo la sigla? No, quanti abbiamo minuti ancora? 10 minuti ancora prima della sigla. Ah, ci stavo anche chiedendo. Quindi direi che possiamo partire con la sigla? Possiamo con la sigla, con gli ospiti graditissimi della Federazione Italiana Cronometristi. Tornati nel nostro salotto, abbiamo subito in linea
Il vicepresidente vicario Francesco Furno. Eccolo qua, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera. Nello specifico, grazie. Delegato a rapporti con la Federazione Motociclistica Italiana. Benvenuto tra di noi. Le faccio subito una domanda perché siamo strettissimi nei tempi. Quante e quali discipline cronometra la FIC in ambito motociclistico? Beh, allora la FIC abbiamo con la FMI grandi, diciamo, rapporti, perché da questo punto di vista noi gestiamo tutte le gare a livello nazionale, regionale e anche provinciale per quanto riguarda l'enduro, per esempio. Altre discipline che noi andiamo a cronometrare, per esempio, è il motocross, il quad, e da quest'anno abbiamo anche una convenzione con appunto la Federazione Motociclistica sulle bike enduro, che è proprio una nuova disciplina che da quest'anno stiamo iniziando a cronometrare. E considerate, per esempio, stasera sicuramente si parlerà dell'enduro. E all'interno dell'enduro noi ci occupiamo del campionato italiano enduro, di cui anche Roberto Antibelli, che lì studio con voi, fa anche parte. E nonostante questo, poi abbiamo anche altre discipline sempre che si rivolgono all'enduro, quindi il Motorelli, il Gruppo 5, che è un campionato italiano regolarità, quindi con le moto un po' più antiche, e comunque poi abbiamo anche il trofeo KTM, di cui appunto Roberto è lì in studio ed è il responsabile. Nonostante tutto questo, considerate che noi abbiamo diverse appunto problematiche, diverse tipologie di gare, una diversa dall'altra, e considerate anche che, per esempio, noi ci occupiamo anche del campionato italiano mini moto, che anche se non è una gara su sterrato come possono essere l'enduro, il motocross e quando è tutto quello che ho detto prima, le gare di campionato italiano mini moto si fanno sul circuito, ma comunque sono sempre sport motoristici, e con la FMI appunto abbiamo una convenzione in essere. Benissimo. Bene, interessantissimo. Stiamo scoprendo sempre nuove professionalità all'interno della federazione, ma passo subito a presentare ufficialmente, l'abbiamo già fatto ma mi piace rifarlo, Roberto Antibelli, componente commissione enduro, responsabile del cronometraggio campionato KTM ed squadra. Lascio a te innanzitutto, benvenuto Roberto. Grazie a tutto, grazie dell'invito. E poi abbiamo questa specialità del responsabile cronometraggio, ma presentare te, il tuo collega subito, che entrerà in contatto con noi da remoto, che Franco è Gualdi. Franco Gualdi, che vedo qui, Comitato Enduro, Federazione Motociclistica Italiana. Quindi è nella tua commissione. Non è un cronometrista, ma fa parte della Federazione Motociclistica Italiana, con cui noi ci interfacciamo. Ah. E per chi non lo conoscesse, Franco Gualdi è stato uno dei piloti dell'enduro più forti a livello sia italiano che mondiale. Il suo palmarès parla da solo, pluricampione italiano, europeo, ha vinto numerose 6 giorni di enduro, che è la gara più prestigiosa dell'enduro. Questo a cavallo degli anni 70-80. Un pioniere, insomma. Sì, diciamo che da quando ha appeso il casco al chiodo fa parte appunto della Federazione Motociclistica Italiana e noi ci interfacciamo con lui, noi cronometristi, in quanto è il coordinatore nazionale della Federazione. Un onore averlo qua come l'uno del pozzo, un onore. Direi proprio di sì. Un onore. Vediamo se la regia è uscita. No, c'è ancora un attimino, ci stiamo provando con i collegamenti perché ne abbiamo parecchi oggi, c'è un po' di difficoltà dal punto di vista delle linee, a volte sono in sovraccarico perché anche il caldo non aiuta. È vero. Aiuta, dice ma il 5G, ma... È successo anche in azienda che andassero via le linee oggi. Ecco. Questo caldo veramente ci ha preso così, alla sprovvista. Torniamo a parlare un attimino con Roberto, invece... Intanto che aspettiamo il signor Franco, il tuo lavoro è specifico dell'enduro, è come cronometrate queste motociclette che si arrampicano su per i monti come le caprette? Ma ultimamente diciamo che utilizziamo un sistema di cronometraggio attraverso i transponder. Ah. Quindi siamo passati da un sistema tradizionale che era un sistema che utilizzava le fotocellule,
appunto a un sistema più evoluto e sofisticato tramite transponder. Quindi ancora più precisione? Sicuramente, è quello che ci chiedono. Quindi la precisione, come ci hanno detto tutti i tuoi colleghi che sono stati qua, che ci hanno anche loro entusiasmato, perché confesso che io, come molti, non conoscevamo questo backstage dello sport, questo dietro le quinte dello sport. Non era, sono contento di questa cosa qui perché abbiamo la divulgazione, imparato, abbiamo imparato anche noi a conoscere questo aspetto qui e lo stanno imparando anche tante, tante persone che ci stanno seguendo, che è molto importante perché senza il tempo chi vince? Infatti ci diceva anche il presidente Rondinone che sentendo tra le nostre varie chiacchiere che siamo certificati in Europa sarebbe intenzionato a certificare anche la FICR come i loro cronometristi all'interno. Vabbè, sarebbe ideale, maestro, perché loro hanno già tutto un manuale, sono già un manuale del comportamento, hanno già una gerarchia, hanno già dei comportamenti, hanno già delle, delle cose. La certificazione europea sarebbe, sarebbe importante anche per... Un passo in più. Come hai voluto tu fortemente la certificazione per noi maestri di arti marziali, di jiu-jitsu e di arti marziali, anche qui, penso che qui... è un vestitino che calerebbe perfettamente. Esatto. Vediamo se abbiamo Franco Gualdi. No, mi dicono non si riesce a collegare. Non si riesce a collegare. Hai qualcuno collegato nel frattempo? No, sto aspettando che Franco Gualdi si collega. Ma continuiamo allora con intanto con Antibelli. Facciamo una domanda. Facciamo una domanda. Visto che qua, allora volevo proviamo a fare focus sul campionato KTM. Ok, diciamo che il campionato KTM è un campionato nazionale monomarca dove possono partecipare appunto tutti i piloti che hanno una motocicletta KTM. Ah, interessante. E, è giunto ormai alla sua 16ª edizione e storicamente è stato cronometrato dall'associazione, la mia associazione, che è l'associazione di Bergamo. Da 2 anni a questa parte sono il coordinatore di questo trofeo, da quando il promoter KTM ha richiesto appunto, come stavo dicendo prima, il passaggio da un sistema di cronometraggio con le fotocellule a un sistema col transponder. È un trofeo che ha la 16ª edizione, è rodato. Devo fermare un attimo Roberto, certo, perché mi dicono dalla regia che abbiamo un collegamento. Eccolo qua. Eccolo lui. È lì. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Lascio a te presentarlo, Roberto. Come dicevo, sì. Franco ha già presentato. Franco, non so se ci hai sentito, ho detto sei stato uno dei più grandi piloti italiani, ma anche a livello mondiale. Il tuo palmarès, ho detto, sei stato pluricampione italiano, europeo e hai vinto anche insieme alla nazionale italiana edizioni della 6 giorni. Bene. E adesso sei un responsabile della Federazione Motociclistica Italiana e ti interfacci con noi in quanto coordinatore dell'enduro. Quindi buonasera campione, è un onore averla qui con noi. La domanda cade spontanea: perché l'FMI ha scelto la FICR per l'enduro? Proprio in Lombardia a fine agosto ci sarà il mondiale a squadre. Per un evento così importante si rafforza la partnership tra FICR e FMI, Federazione Motociclistica. Si sposti un pochino indietro, dottor Gualdi, per piacere, perché sennò vediamo, ecco, bravo, sennò non la vediamo, eccola là, sennò i suoi capelli che sono come i miei non la vediamo, prego. Sì, buonasera a tutti, è una risposta lunga perché è una risposta completa che non è poi così banale. No, vorrei partire dall'inizio dicendo che cioè innanzitutto c'è da precisare che la federazione motociclistica, come la federazione dei cronometristi, appartengono tutti alla famiglia, alla grande famiglia del CONI, per cui credo che sia doveroso collaborare tra federazioni. Beh, questo però non significa collaborare ad ogni costo, cioè ho sempre portato avanti e voluto la collaborazione con la FICR, anche perché sono stato ripagato da un servizio che dimostrava la grandissima competenza della FICR. Abbiamo
passato, adesso vado indietro un po' negli anni, circa 15 anni fa, quando abbiamo iniziato l'uso dei transponder, al nuovo, dove anche il lavoro del cronometrista è passato dalla velocità nello schiacciare un cronometro, dall'abilità a schiacciare. Vediamo se riusciamo. Eccolo qua. Eccolo. Non si riesce, non c'è la linea. Non c'è la linea. Era importante, però abbiamo qui un grande esperto, era importante capire. In Lombardia a fine agosto ci sarà il mondiale a squadre. Grande evento, la Lombardia diventa famosa in tutto il mondo. Sì, ci sarà appunto la sei giorni che doveva essere disputata l'anno scorso, ma che poi per una questione dovuta al Covid. Ma va. Potete capire. Dove in Lombardia? Dove? A Rivanazzano, in provincia di Pavia. Ah. A Rivanazzano Terme. Non conoscevo. Sei giorni anche lì per il turismo, anche lì per la gente che viene. È ritornato con noi, è ritornato, però penso che il collegamento è abbastanza complicato questa sera. Sì. Se sta fermo. Dobbiamo salutare. Dobbiamo salutarla. Buonasera, grazie che è stato con noi, complimenti a Franco Gualdi, coordinatore del Comitato Enduro Federazione Motociclistica Italiana. Regia, abbiamo un altro collegamento? Sì, con Fabio Di Meo, vediamo se riusciamo, ci vorrà un attimino, quindi torniamo. La regia sta facendo così. C'era ancora una domanda da fare? La domanda la stavo facendo adesso. Stavamo dicendo appunto, parlando della sei giorni, esatto. Sarà una gara sicuramente impegnativa per noi cronometristi, perché avremo circa, poi quando parlerà Fabio Di Meo, che è il coordinatore dell'equipe dell'Enduro nazionale, ci saranno circa un 600-700 concorrenti che arrivano da tutte le nazioni, da tutto il mondo, e quindi da parte nostra è sicuramente impegnativa come organizzazione, ed è la prima volta che la Federazione Italiana Cronometristi cronometra questa tipologia di gara. Complimenti, quindi sempre in crescita, sempre in crescita. Il nostro Lorenzo sta impazzendo con i suoi tentativi di collegamento. Perché dobbiamo avere adesso, chi dobbiamo avere? Fabio Di Meo, lo vuoi componente magari commissione enduro, responsabile cronometraggio, campionato italiano enduro FMI, presidente ASD di cronometraggio, Admeto Cianci di Chieti. Caspita. Caspita, che cioè, no, non ci sta sotto pancia. Non ci, no, non ci sta. Non ci sta. Grazie maestro che l'hai presentato tu, perché okay. È un onore. Un onore averlo qua. La Ficker ci ha portato personaggi veramente molto molto in gamba e sottolineo ogni volta molto molto appassionati. Sono rimasto, quello che questa conoscenza dell'enduro non la sapevo, non sapevo niente del nuoto, non sapevo niente delle macchine, non sapevo nulla di tutto questo affascinante mondo. A volte non si pensa come si possa cronometrare un nuotatore, invece ci ha spiegato di fino, addirittura con la miglia su centesimi di secondo, con una ruota da 20 pollici e su un nastro, qualcosa incredibile, così come vediamo nello sci, quando partono con la stanghetta che si apre e loro lì, mamma mia, che grande lavoro, che grosso lavoro che fate, complimenti e non mollate, perché siete in continua crescita, continua crescita. Sentiamo la regia che sta trafficando. Sta trafficando, ce l'abbiamo quasi. Sì, ma comunque lo sport, il motociclismo, l'enduro, tutto quello che è sempre sport, perché come ci dicevano devono essere due ore prima della... Siete là molto prima voi, che arrivino gli atleti. Dobbiamo essere almeno una o due ore prima, perché dobbiamo preparare tutto il materiale, perché quando inizia la manifestazione tutto deve essere funzionante. E poi questa sinergia che avete con i giudici. Certo, noi diciamo, come io personalmente come specialità di enduro non abbiamo a che fare con dei giudici, però abbiamo il direttore di gara. Vedi l'ignoranza, vedi. Ma qui in Lombardia quante piste avete? Allora, per quanto riguarda l'enduro non sono su piste, quello su pista è il motocross. L'enduro è una manifestazione che viene fatta su strada pubblica e quindi vengono fatte queste manifestazioni organizzate dai motoclub, il più delle volte in zone collinari, di montagna,
dove appunto ci sono le cosiddette prove speciali, dove si prendono i tempi dei vari piloti. Va bene, interessante. Oh, 20 secondi e ci siamo. Abbiamo l'ultimo collegamento questa sera, faticosissimo. È il terzo collegamento questo, sì. È l'ultimo collegamento, eccoci qua, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao Fabio. Di Meo noi l'abbiamo già presentata, avrà avuto modo di sentirci. Siccome il tempo non è galantuomo in TV, le devo porre subito sta domanda. Il campionato italiano enduro è un marchio Ficre. Come si gestisce un evento su più tappe? Ah, bella domanda. Noi siamo stati chiamati da FMI circa 15 anni fa per gestire tutti i campionati italiani di enduro. Non è uno solo, sono quattro: Assolutive Italia Under 23 Senior, Major e Mini Enduro, e sono distribuite su circa 20-22 manifestazioni durante tutto l'anno. Quindi gestire tutti questi campionati su tutte queste tappe è una cosa abbastanza complessa. L'FMI ha voluto ha voluto fortemente questa collaborazione, come dicevo, da circa 15 anni. E, ha chiesto alla FICR di trovare un team di cronometristi altamente specializzati che potessero gestire queste manifestazioni che per loro sono il fiore all'occhiello, diciamo, dell'enduro in Italia. E, ovviamente dalle prime gare questo gruppo si è evoluto sia in termini di personale che a livello tecnico. Oggi è composto da circa 20 cronometristi provenienti da 10 associazioni di tutta Italia. Questo team, diciamo, si avvale oltretutto di tutto un gruppo di cronometristi che durante l'anno viene insomma, anche solo per una o due manifestazioni, quindi questo team si allarga ogni qualvolta ce n'è. A fisarmonica, insomma, a fisarmonica, a seconda della necessità. Assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo un team rodato da anni. Ben affiatati. E diciamo che l'FMI, oltre alla specializzazione di questo gruppo, ha voluto anche dare la possibilità a piloti e organizzatori di avere lo stesso livello di servizio, sia che si parla di un campionato italiano mini enduro, quindi di bimbi di 8, 9, 10 anni, che si parli di Assolutive Italia, che è il campionato più importante, insomma, che si svolge in Italia. E questa sinergia tra noi, l'FMI e il promoter, c'è anche un promoter che segue tutto il campionato italiano, ha portato ad ottimi risultati. Questo ci ha permesso di fornire un servizio a massimi livelli mondiali, oserei dire, e sfruttando anche tutta una tecnologia, sia che noi andiamo a reperire sul mercato, sia una tecnologia anche proprietaria, perché abbiamo sviluppato software e hardware prettamente, insomma, adibiti per questo tipo di servizio. Non sono riuscito a sentire prima se ne avete già parlato. Comunque, insomma, la ciliegina sulla torta, diciamo, di questo 2021 è il fatto che la FICR, la nostra cara federazione, farà parte della macchina organizzativa della ISDE 2021. La ISDE 2021 è il mondiale a squadre che si terrà in provincia di Pavia a fine agosto. Ce l'ha appena ricordato Roberto. Il tempo sta volando. Dobbiamo salutarla e farla in bocca al lupo per tutte le vostre attività, ringraziarla per la presenza e ringraziamo la Federazione Cronometristi Italiana Cronometristi, il presidente Rondinone e la presenza di Roberto che è qua con noi. Grazie Roberto di essere stato con noi. Abbracciamo tutti i cronometristi, vi ringraziamo per questa conoscenza culturale. Questa bellissima esperienza. Magari la prossima stagione saranno di nuovo con noi. Certo, è questo. Un abbraccio a tutti i cronometristi e grazie. Proseguiamo con la Luna del Pozzo. A presto. A presto.
Eccoci qua! Eccoci qua, siamo tornati, pensavate? Invece siamo ancora qui, pensavate? Non è e siamo ancora finita. Qui, ce l'abbiamo fatta. Scrivevano su Facebook, lì scrivevano su questa... WhatsApp. Ah, ho capito, questa sera cosa vuol dire come la luna nel pozzo? Voi tre siete come la luna nel pozzo. Alleluia! 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 Alleluia, non dicevamo della luna, ma di questi tre lunatici che siamo. Oh. Però abbiamo anche la frizzantissima. Ma come mai? Ma come mai? Poli, come mai? Ma dobbiamo festeggiare innanzitutto il compleanno del maestro che si trascina in puntata, in puntata, in puntata, in puntata. La nostra presidente è particolarmente raggiante perché è l'ultima puntata, presidente. No, sono raggiante perché sono in mezzo a voi, cosa posso volere di più? Oh, dopo questa non mi ha mai fatto un complimento, adesso mi sento sciogliere dopo questa. Ma questa sera... Oggi è lunedì 28. Lunedì 28, giugno. Me lo faccio registrare. Sono le 7-8 minuti. Ha fatto un complimento al presidente. È registrato, c'è il video. Estrapola il pezzettino e continua a mi bullerò per un po' perché mi ha fatto un complimento. Dopo, alla prossima riunione, coordinatore, arrivederci. Ma cosa facciamo? Apriamo sta bottiglia, presidente? Che apriamo. Che aspettiamo abbiamo l'ospite, che dobbiamo aspettare. Ma magari l'ospite poi si offende perché no. Non possiamo aprirle. Ci siamo, sì, ecco l'ospite, dai. Eccoci già. Eccola qua, la bottiglia è lì, ma dopo la apriamo. Abbiamo come ospite Annalisa Molaschi. Scrittrice. Una scrittrice. Eccola qua Annalisa, buonasera. Buonasera, buonasera. Salve, buonasera. Benvenuta. Vi sento lontanissimi? Siamo lontanissimi? Siamo... Sì. Ci sente adesso? Adesso un po' di più. Oh, bene. Oh, bene. Diciamo benvenuta, benvenuta alla Luna nel Pozzo. Come la Luna nel Pozzo? Una piccola grazie presentazione, grazie visto a voi. Che sì. È la prima volta che ospite anche nell'ultima puntata, quindi infatti, sì. Dove lavora e vive. Ho visto che ha pubblicato molti libri. È veramente eclettica perché dai racconti dei ragazzi, letture per adulti, le fiabe personalizzate, testi teatrali e musicali, insomma ha fatto veramente molto, ma addirittura quello che mi ha colpito veramente in modo positivo, che alcuni dei suoi libri vengono utilizzati anche nella scuola, quindi nella didattica. Sì, ho scritto molti libri per ragazzi, in effetti, e nei miei libri sono stati adottati come testi di narrativa nelle scuole, proprio perché affronto temi educativi e sociali come il bullismo, l'integrazione razziale, il rispetto per l'altro. Poi voi siete insegnanti appunto di arti marziali e sportivi e sapete bene quanto sia importante insegnare fin da bambini il rispetto reciproco. Questo romanzo invece... che è vestita di buio, non so se lo vedete bene. Sì, abbiamo visto. Poi ho anche dietro la copertina. Che bella copertina, che bella copertina. Era talmente bella che ne hanno fatto un quadro. molto bella. Questo libro però invece è per adulti ed è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto. Anche qui tratto un tema importante come la violenza sulle donne, infatti tratto di un caso di femminicidio. Quando mi sono imbattuta in questa storia ho subito capito quanto fosse coinvolgente e molto attuale, nonostante sia ambientato negli anni 50. Dunque, il protagonista è Giulio, un uomo bugiardo, patologico, manipolatore, che si approfitta della fragilità delle donne che lo circondano. Infatti ha una moglie, tre figli maschi, un amante, che peraltro è la più cara amica della moglie, ma non appagato da tutto questo, molesta e abusa della figlia 14enne, della sua amante. Non posso ovviamente svelare quale delle tre donne perderà la vita, però Giulio per questo subirà un processo penale.
Io ho potuto accedere agli atti del processo reali, e ho riportato alcuni dialoghi originali, estratti proprio dagli interrogatori e anche dalle arringhe degli avvocati. E devo dire che mi ha molto colpito quando è stata interrogata la ragazzina molestata, perché le sono state fatte delle domande, secondo me, Annalisa, ti fermo un sì, secondo. Per chi ci dimmi. ascolta, facciamo un salto. Siamo negli anni 50. 50. Siamo negli anni Sì, 50. Quindi, negli anni ragazzina, 50. non come ragazzina di 14 anni di adesso, ma una ragazzina degli anni 50. Quindi, un Bravissimo, contesto storico esatto, completamente. totalmente diverso. Sì, questa ragazzina poi è stata molestata e abusata dall'amante della mamma, ma lei non sapeva che era l'amante della mamma ed era comunque una ragazzina che studiava dalle suore, quindi proprio assolutamente. Io ho potuto vedere anche le fotografie sui giornali, era una ragazzina proprio molto semplice, molto normale e anche abbastanza umile. Però appunto leggendo gli atti del processo mi sono molto stupita delle domande che venivano fatte durante il processo, perché le sono state poste domande del tipo se lei avesse fatto qualcosa per provocarlo e addirittura, cosa che mi ha lasciato proprio sconvolta, se le fosse piaciuto quello che lei aveva subito e che doveva vivere in realtà come Ti una fermo violenza. ancora, Siamo veramente schifati di ti fermo questa ancora un cosa. attimo. Infatti sono stata sconvolta anch'io da questa storia ed è stato per quello che ho avuto proprio la volontà di scriverla. Ovviamente l'ho romanzata e tutto, ma i fatti sono totalmente veri. Ma ti fermo un attimo, anni 50, domandare a una ragazzina se gli era piaciuto o se avesse avuto degli atteggiamenti provocatori. Mi dicevi tu nel backstage che le domande sono uguali anche nel 2021 se una Certo. ragazza subisce violenza. Se l'hai vestita con una Allora, gonna, un abito purtroppo, trasparente, sì. le domande No, sono la uguali. cosa grave è che ancora oggi vengono poste domande, nel caso dei processi per stupro, vengono poste domande tipo come rivestita, come se contasse qualcosa e quindi si dà una sorta di giustificazione quasi al molestatore, e questa è una cosa che negli anni adesso, nel 2020, dovrebbe essere Ci siamo sempre assolutamente. battuti contro questa mentalità, questo atteggiamento. Ci battiamo e continueremo a batterci. Grazie per aver scritto e portare alla conoscenza di tantissima Quando è gente. che possiamo leggere questo libro, Annalisa? Allora, il libro è uscito già in anteprima a Torino e a Napoli perché ci sono state delle manifestazioni, portici di carta e Napoli città del libro. Però dall'8 luglio ci sarà in tutti gli store online e in tutte le librerie, quindi potete Ottimo. assolutamente Chi è il tuo editore? leggerlo. Ringraziamo l'editore almeno. Golem. Golem. Certo, Golem Editore, che è una persona che crede molto nel rispetto delle donne, nel rispetto delle differenze. Vestita di buio, Quindi. magari se vorrai un piccolo così cadeau al nostro presidente, che magari quest'autunno facciamo Assolutamente. la presentazione in palestra del libro, magari. Assolutamente Sarebbe sì, una molto, bellissima molto iniziativa. volentieri. Il nostro presidente Sì, ci sì, tiene sì. molto, ci terrebbe molto da averti per parlare di questa tematica alle ragazze, alle mogli, alle mamme, agli uomini che No, beh, saranno sono presenti, loro che agli devono essere uomini. educati, che quando è Anche. no, è Infatti no. io che scrivo Esatto, io che scrivo tanto per ragazzi, penso proprio che uno dei miei prossimi libri debba essere qualcosa che insegni proprio alle nuove generazioni, ma fin da piccoli, a imparare il rispetto per le donne, comunque il rispetto del diverso, il rispetto dell'altro, sempre. Rispetto, tu hai scritto Questo. oltre 20 libri per bambini, quindi la comunicazione con i bambini ce l'hai nel tuo DNA. Questa qui, vestita di buio, Sì. già il titolo deve far riflettere, deve invitare alla lettura tutte le persone che vogliono approfondire questa, purtroppo questa tematica che ci ha riportato Sì. brividi, come dicevi tu, Ah, sì. Presidente, Sì.
anni 50, anni 2021, sì, non è cambiato niente. Cambiato niente. Comunque io l'8 sarò lì davanti alla libreria, subito, alle 8 di mattina. Grazie mille, farò sicuramente una dedica appena possibile. Perfetto, grazie mille Annalisa per aver di niente, con grazie noi a voi. Esperienza. Ci vediamo grazie presto. Mille. Annalisa, un abbraccio. Speriamo. E complimenti. E su tutto online andate a comprare, come si dice qui, vestita di buio. Vestita di buio. Grazie Annalisa, grazie, un abbraccio, grazie a voi, grazie tantissimo. Quindi Presidente, nei tuoi corsi di difesa femminile e nella palestra piena tutta sarà... Molto interessante. Qui il libro è veramente, lei me ne ha parlato in anteprima, ho avuto modo di non di leggerlo ma di avere degli spunti nel confronto che ho avuto con la scrittrice. È veramente agghiacciante come la realtà degli anni 50, la realtà processuale, non sia diversa dalla realtà dei fatti processuali di adesso. Nel senso che... Sì, ricordi Maurizio molti anni fa quando cercavamo di mettere anche la psicologia nei corsi di difesa personale, femminile e non, abbiamo avuto anche noi la possibilità di leggere alcuni atti di processi. Sì. Da vomito le domande che vengono poste alle vittime sono assurde, dobbiamo cambiare il modo di pensare, non solo della popolazione. Avevi bevuto? Allora se hai bevuto... Ragazzi, su, vi perdete sempre. Abbiamo ancora delle cose da dire. Ah, ma Presidente, scusi, sono in ginocchio. No, perché abbiamo parlato più di una volta, chiaramente, del disagio nei riguardi delle donne, o come diceva giustamente Annalisa, del diverso. E ne abbiamo parlato con la psicologa Agnese Scappini, con lei l'abbiamo ampiamente abbiamo parlato, poi abbiamo avuto anche la presidente delle pari opportunità, sì. Nini Ferrari, quindi abbiamo avuto l'avvocato Nini Ferrari, però volevo soffermarmi su quello che è successo nel 2021, quindi come professionista abbiamo avuto anche la Loredana Borgogno, vi ricordate? Sì. La psicologa dello di Torino, sport, esatto. Judoka. Esatto, e ad alti livelli, quindi ad alti livelli anche me la ricordo bene. E con lei abbiamo parlato dell'approccio psicologico sugli atleti, quindi è stata molto importante. L'avvocato Garatti invece sulla difesa, cosa è meglio fare, cosa si va incontro sull'eccesso di difesa, quindi è stata interessante anche con lei. Abbiamo avuto anche il consigliere regionale della Lombardia, Gabriele Barucco. Che ringraziamo. Assolutamente. Sempre nella Lombardia Antonio Rossi, sottosegretario alla regione. Quindi che salutiamo e ringraziamo. Sul territorio abbiamo cercato di portare anche personaggi abbastanza importanti, ma addirittura l'onorevole Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Kung Fu. Anche lui è un atleta, quindi un artista marziale Kung Fu. E abbiamo parlato di cosa? Ti ricordi, maestro? Vediamo certo, se è attento. Certo, della piazza, della volontà di cambiare, di permettere all'arte marziale di diventare uno sport per tutti, di essere divulgato nelle scuole, perché sapersi muovere, saper respirare, saper guardare in faccia anche un ipotetico aggressore tante volte ci toglie dall'impiccio, eccetera. Addirittura questo onorevole in piazza aveva fatto la verticale, esatto, per dimostrare. C'è un fil rouge però che lega tutte queste persone qua, sì. E tutti hanno detto che il nostro sistema immunitario, lo dicono loro, certo, facendo attività ognuno con i propri fisicità, ognuno con i propri, rafforza il sistema immunitario. La respirazione, esatto, le tecniche e le arti marziali. E anche con l'alimentazione, tant'è che abbiamo qui, ha avuto il dottor Mattia Broli, alimentarista, grande successo, nutrizionista, e dove abbiamo appunto parlato dell'alimentazione e del benessere. Lo sappiamo solo io e poi tutte le donne che sono venute qua fuori. Tutte le donne che volevano il numero di telefono, non ve lo do. Bellissimo ragazzo. Voi scherzateci, ma settembre è vicino, quindi vedremo cosa salterà fuori per settembre. È una minaccia, io ho paura. Se rimarranno tre o solo due. Ragazzi, la vedo veramente grigia da qui a settembre per il povero coordinatore, la vedo grandissimamente grigia. Ma poi un'altra cosa importante che non ho detto, vediamo se ve lo ricordate. Oh, certo. Cosa abbiamo combinato in questi giorni, in questi mesi? Più di una. Abbiamo parlato anche della nostra storia.
Ah sì, il grande lavoro del presidente, sì, grande lavoro di ricerca, grande lavoro di editoriale, video. Video e riviste, insomma, abbiamo avuto modo di parlare un po' anche di noi, perché comunque, ridendo e scherzando, quanti anni sono che siamo sulla piazza? Mi dicono su WhatsApp, avete raccontato la piazza col presidente Di Blasi. Anche certo, nel 2020. Certo, certo. Nel 2020. Sì, ecco, ci voleva Mario da Milano, stai attento. Perché? Perché nel 2000, dicembre del 2020 abbiamo già fatto tutto questo resoconto, ma l'abbiamo fatto non verbalmente, ma con delle immagini. Filmati. Esatto, perché noi siamo stati sotto il palazzo della Regione Lombardia a Milano, certo, a manifestare in modo pacifico, appunto, con c'era Di Blasi e lì abbiamo parlato del non fateci chiudere. Abbiamo conosciuto in TV e... abbiamo avuto anche l'organizzatore che in questo momento mi sfugge il nome, ma poi il lunedì ci hanno fatto chiudere. Abbiamo fatto questo singhiozzo, questo vabbè, singhiozzo. Però è stata... Comunque ci siamo, tu noi dicevi, ci siamo stati... Presidente, da quanti anni siamo sulla piazza? Tanti anni, sono più di 40 anni che battiamo il chiodo e diventa importante il movimento che abbiamo alle spalle, è molto molto grande, quello che abbiamo di fronte forse lo è ancora di più. Ma volevo ricordare una cosa che nella Luna nel Pozzo abbiamo fatto poco noi quest'anno. Il maestro Maurizio, quarto Dan, cioè dopo la cintura nera ci sono questi passaggi detti Dan, pensate da casa che per ogni passaggio da un Dan all'altro ci vogliono tanti anni quanti il grado, cioè per diventare secondo Dan da primo Dan devono passare almeno 2 anni dopo l'anno di primo Dan e un tot di ore di palestra. Quindi bisogna frequentare, studiare corsi. Per arrivare alla cintura nera nella nostra associazione ci si impiegano 5-6 anni da lì ad arrivare a quarto Dan e poi il maestro si era preso un periodo di pausa e quindi la sua carriera ha avuto un piccolo stop. La maestra settimo Dan con la qualifica di Xi'an, conoscitore delle tecniche segrete. Esatto, quindi... Per arrivare a fare questo passaggio, quanti anni lo faccio fare a voi il calcolo? Dal primo Dan. E tuo maestro invece nono Dan. E il nonno, che è nonno Dan. Io nonno orgogliosamente. Il nonno Dan. Però io ho la maglietta a casa. Quando ho scritto io c'ero. Io ho la maglietta, io c'ero quando. Ma allora tutto questo. E lo dobbiamo festeggiare. Tutto a festeggiare. Chi è che. Il nostro caposcuola. Il nostro caposcuola. Lei, dottoressa, no? No, dai, no, io porgo i bicchieri. Noi abbiamo avuto. Ha ospitato tutti i maestri della palestra. Della Bushido, certo. Che li salutiamo qualcuno, maestro Mauro Metallo, sì. Maestro Davide Chierini, il nostro direttore tecnico, il nostro senpai Alessandro Piccinelli. Abbiamo avuto anche il Sifo Giovanni. Litigo. Zapparrata. Kung Fu. Ecco qua il primo goccio. Dicevano che un tappo può arrivare anche a 100 km all'ora se... Guarda, ve la racconto questa qua, gliela raccontiamo? Sì, la raccontiamo. C'è anche per il regista. Invitiamo il regista a raggiungerci. È soltanto per chiudere in bellezza, vi raccontiamo questa mia disavventura. Prima però facciamo un brindisi. Ecco il regista. Eccoci qua. Bene, grazie Lorenzo. Ecco Lorenzo, è arrivato, Anno Lorenzo. Di sopportazione. Ecco anno di sopportazione della Luna del Pozzo. Grazie maestra. Lorenzo, grazie. A tutti gli ospiti che sono stati qua, gli atleti. Ci voleva. Era più fresco prima. Caspita, si è scaldato dopo tenerlo. Lo teniamo in parte ancora un po'. Allora, succede. Che eravamo spesso in comune, perché organizzavamo tante manifestazioni, come avete visto nella nostra storia. Esatto. Quindi tutti gli anni, manifestazioni, tutti gli anni in comune. Palazzo della Loggia. A Palazzo Loggia o col sindaco, con l'assessore a fare questa presentazione. In quel tempo c'erano il sindaco, l'assessore, molte personalità. Sì. Eravamo nella quella fantastica saletta, quando sali sulla sinistra, bella col palchè, c'è una saletta, quindi un palazzo storico. È molto interessante, noi arrivavamo sempre con le pastine, pizzette e chiaramente la bottiglia.
A te l'onore, apri questa bottiglia, va bene, ma ovviamente arrivavamo sempre all'ultimo minuto di corsa, quindi la bottiglia è un po' shakerata. Vale! Quindi io tolgo la gabbietta, il tappo, pam, è partito, mi ha beccato. Mamma per mia. Fortuna, l'arcata. Che male! Non vi dico, cioè, fumante su mobili del 400. Sulle, ma non il parquet, perché ne hanno proprio le travi, un pavimento. E mi ricordo Lamberti, l'assessore Lamberti, tutti lì, mamma mia. L'assessore Lamberti preoccupatissimo, tutto bene Lambogna, no, ma è stato, te, da samurai non si è interessato nessuno, ah no, Lamberti l'assessore no, a tanti si preoccupavano giustamente per questo meraviglioso, arrivare fino a 100 km all'ora una bottiglia, sì sì, a me è arrivato dritto qua, per fortuna non mi ha preso, adesso ma per ci dire, scherziamo, se verità, mi prendeva l'occhio, mamma mia, dire com'è, è talmente dura la testa del nostro presidente che il tappo ma sorvoliamo, sorvoliamo già che sono in bilico, sorvoliamo su questa cosa, via, questa seggiolina mi sono giocato il posto, mannaggia, vediamo chi inserire, salutiamo ancora i maestri della palestra, la box abbiamo Cristiano Spagnoli, poi abbiamo il gruppo della kickbox con Roberto Ferrari, noi ospiti avevamo Camilla perché Roberto non va in TV, è timido. E quindi non va in TV, abbiamo avuto anche l'MMA con Davide Frassine e poi Giovanni. La nostra Giovanni, l'abbiamo detto prima, sì sì, Giovanni Zapparata che sì. Il caro amico, fraterno. E poi chi abbiamo ancora mai? Abbiamo avuto Pilates, però Paola non è mai venuta, abbiamo avuto anche la nostra guaritrice, certo, Sabrina lì, che salutiamo, che praticamente salutiamo. Avete conosciuto la palestra dall'interno, tutti gli insegnanti, non vi rimane che iscrivervi a settembre, la segreteria, il numero di telefono è questo, già potete prenotare l'iscrizione, vero, cioè, maestra? Guarda, io ti dico che già ancora stasera c'è gente che viene a provare. Gente nuova. Abbiamo lunedì, mercoledì, poi chiudiamo perché luglio rimaniamo chiusi, visto anche questo caldo, queste temperature. Poi c'è veramente da sanificare bene, anche se abbiamo fatto un anno di stop, però... Sì, le fatture di sanificazione sì. Non le contiamo, maestra. No, esatto, quindi si risanifica tutto in modo di partire a settembre, perché a settembre la prima il primo venerdì utile lo utilizzeremo per fare l'open night. L'open night. Quindi aperto a tutti. Per informazione comunque potete chiamarci allo 030 355 1240, info@palestrabushido.it e poi sui social verrete aggiornati, quindi su Bushido. Facebook Bushido Palestre, Instagram Palestra Bushido. Io direi di bere ancora un goccio. Noi a settembre saremo qui e saremo con la palestra aperta, quindi ragazzi siete tutti invitati. Dobbiamo ricordare e salutare i nostri compagni di viaggio. Grazie del giovedì. GSB e Daniele Scala, sì. Che insieme a noi hanno partecipato a queste 200 puntate di sport televisivo su Sky, canale 810. Perché dobbiamo dire, è veramente un grande merito, che siamo sempre stati in TV. Cioè, quindi non abbiamo neanche a Pasquetta, né tantomeno a Natale, all'ultimo dell'anno. Assolutamente. Eravamo qui. Avremo delle repliche quest'estate. Strappare alcuni secondi alla regia. Certo. Perché volevo ringraziare di persona la nostra presidente per l'impegno. Grazie, presidente. Profuso. Grazie. Il coordinatore per il grande impegno nella ricerca di personaggi importanti. Assolutamente. Ma soprattutto com'è nel nostro stile seri. Persone sì, sì, serie, grazie con le quali si possa portare avanti un discorso e una fattiva collaborazione. Grazie e a voi per la fiducia. E dobbiamo dire che è faticoso, perché trovare le persone, trovare il tempo giusto per essere disponibili, fare la storia, andare a scartabellare. Insomma. Parlargli un po', sentirli. E maestro, tu cosa hai fatto? No, io... Domanda pam, a bruciapelo. Cin cin. Ho portato i cronometristi. Ecco, vedi che hai fatto. Come ultima cosa. Posso dire, ho portato voi due. Esatto. Posso dire che ha offerto quando si poteva, che c'erano i locali aperti, il maestro ha sempre offerto la tavola, era piccola, la grande, ha sempre offerto. Quindi lodiamoci, cin, ragazzi. Anzi, grazie. Al champagne. Facciamo voi Bushido. Bushido. Anche il nostro regista dice, ma questa... Abbiamo l'ultima frase, così chiudiamo con la frase e salutiamo tutti. Ve la tenete nel cuore questa frase perché vi servirà. L'unica persona che può aiutarti a rialzarti sei tu stesso. Sorriditi ed aiutati a rialzarti.
Aver toccato il fondo non significa che devi rimanere lì. Una buona estate e a settembre alla Bushido Palestre. A presto. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.